dall'Allianz Stadium di Torino. Buonasera gentili ascoltatori, da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Montoni e Alberto Noris è pronto a raccontarvi la sfida tra la Juventus e il Lokomotiv di Mosca. E questa è la terza sfida per la fase a gironi della Champions League, ed è un gruppo molto interessante visto che i moscoviti sono a quota 3 in classifica, comanda l'Atletico di Madrid, che ha vinto quest'oggi nel pomeriggio il suo appuntamento, e adesso tocca alla Juve stagliarsi nuovamente in vetta alla graduatoria di questo girone. Juventus nel periodo non collegato, al secondo minuto vicinissima al gol del vantaggio, il tocco di Cuadrado per Dybala nel rigore, la sua conclusione deviata maldestramente da Ciorluca verso la propria porta, ha sfiorato il montante, c'è Cuadrado sulla corsia di destra, si fa vedere Betancourt, cerca lo scambio con Dybala che allarga ancora per il colombiano, va al cross in mezzo pericoloso e Ronaldo divora il gol dell'1-0. Dall'area piccola il numero 7, il fuoriclasse portoghese, con l'interno del piede sinistro ha colpito forse con il malleolo e non con lo scarpino, fatto sta che il pallone si è alzato e di molto sopra la traversa della porta difesa da Guillermo, a cui non è parso vero guardare questa traiettoria, che sorvolava la propria trasversale e finiva tra il pubblico dell'Allianz Stadium. Manchester City 0, Atalanta 1. Vantaggio del Lokomotiv Mosca, attenzione, ha segnato il Lokomotiv Mosca esattamente al minuto 30 nel corso del primo tempo, un'azione in contropiede con una conclusione di Gianmario che è stata respinta corta da Wojciech Szczęsny, è arrivato, se non andiamo errati, Miranchuk a scaraventare in porta il pallone dell'1-0 per la formazione ospite, è arrivato come veramente un fulmine a ciel sereno, e questa rete di Miranchuk, c'è stato un buon controllo, il numero 59 che ha evitato Bonucci, ha servito Gianmario da solo in area di rigore sinistro, ribattuto corto da Wojciech Szczęsny, pallone sulla sinistra di Miranchuk che praticamente al dischetto del rigore, un penalty in movimento, pallone colpito col collo piano sinistro, è finito sotto la traversa pochi istanti prima, era stato Leonardo Bonucci proprio a sfiorare il gol del vantaggio dopo il calcio di punizione battuto da Pjanic, la sfera in area avversaria, e lo stesso Bonucci che ha sfiorato semplicemente la traiettoria senza indirizzarla verso la porta avversaria ma direttamente sul fondo. Torniamo a Torino, Juventus Lokomotiv Mosca. È entrato al posto di Sami Khedira Gonzalo Higuain, 4-3-3 ora per la Juve, che nel periodo collegato ha sfiorato il gol del pari con Paulino Dybala, innescato alla meraviglia da Milan e Pjanic sul filo del fuorigioco davanti alla porta, la girata dell'argentino, il pallone che è finito alto, Pjanic di sponda all'indietro per Bonucci, rimane largo Cuadrado, il giro palla della Juve nel tentativo di aprirsi un varco in questa rocciosa difesa avversaria, gran dribbling di Cuadrado, il cross in mezzo alla sotterra, non ci arriva nessuno, né Ronaldo, né Higuain, né sul secondo palo Matuidi. Dybala va da Cristiano Ronaldo al limite, Higuain, il pallone sul fondo, eccolo qui, il Pipita che si è fatto vedere a inizio ripresa, pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, questa è veramente la prima azione offensiva della Juve degna di tal nome, con il tocco di Cristiano Ronaldo per Higuain, il quale ha evitato Evedes alzando il pallone con l'esterno destro verso il limite dell'area di rigore, la spalla lo porta, ha provato a chiudere sempre con il destro mantenendo la caviglia il più rigida possibile ma spedendo il pallone di un paio di metri fuori dalla porta difesa da Chierme, Dybala al limite, allarga per Alexander, la mette in mezzo Higuain con la testa, il pallone che sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo. Gonzalo Higuain è sicuramente un fattore, da quando è entrato in campo in qualche maniera sta mettendo a repentaglio la difesa avversaria, due azioni sicuramente molto molto pericolose, la prima con i piedi, la seconda con la testa, è andato ad impattare sulla verticalizzazione tesa di Alexandro cercando di cogliere in controtempo il portiere Guilherme, effettivamente c'era riuscito, ha semplicemente allargato di un metro e mezzo di troppo la traiettoria che finita sul fondo, e attenzione Cuadrado da destra centralmente, Dybala col sinistro, Paolo Dybala ha pareggiato la Juventus esattamente al 32esimo minuto nel corso del secondo tempo, la magia della scioia, la magia di Paulino Dybala da 20 metri con l'interno del piede sinistro cercando e trovando quell'angolo recondito e lontanissimo alle spalle del portiere Guilherme,
Simeone che ha potuto semplicemente guardare la traiettoria del pallone insaccarsi all'altezza del palo alla sua destra, nulla da fare questa volta per l'estremo difensore della formazione moscovita, ha pareggiato la Juventus e adesso inizia un'altra partita, gentili ascoltatori, perché siamo 1-1 e perché sicuramente la formazione campione d'Italia vorrà la posta piena e farà di tutto per portarla a casa. C'è Betancourt in posizione di ala destra, la Juve che continua ad attaccare, il parziale fermo sull'1-1, poc'anzi il pareggio meraviglioso alla 32esimo è di Paolo Dybala, c'è Alexandro con la conclusione di Sito, rivede corta Dybala, Sito, rete, ha raddoppiato la Juventus, Paulino Dybala, la scioglia, ancora lui, decisivo in questa serata dell'Allianz Stadium, è andato a spolverare il pallone con l'esterno collo destro sdraiandosi sull'erba dell'Allianz Stadium dopo la respinta corta del portiere Di Gelme sulla conclusione ad opera di Alexandro dai 23 metri a mezza altezza con le mani aperte, è arrivato Guilherme, il pallone che è rimasto lì si è avvitato da destra, il giocatore argentino si è messo parallelamente al terreno, ha battuto col collo esterno sinistro verso l'angolo più lontano, nulla da fare per Guilherme, la Juventus ha ribaltato tutto in 3 minuti, siamo al 35esimo, la formazione campione d'Italia è in vantaggio per 2-1 ed è a quota 7 in classifica grazie al suo numero 10, grazie a Paolo Dybala, grazie alla gioia con Gigi Buffon, col numero 1 dei numeri 1 che si esalta dalla panchina occupata da Maurizio Sarri, così come si esaltano gli spettatori dell'Allianz Stadium. Standing ovation per Paolo Dybala che esce dal campo, colui che ha catapultato la Juventus dall'oscurità dello svantaggio alla gioia, alla luce invece del 2-1 con cui sta conducendo la sfida contro il Lokomotiv di Mosca, è entrato Bernardeschi al suo posto, Bernardeschi che allarga sull'estremo settore di sinistra, Rabiot addormenta e calamita le pallone sul suo piede mancino e poi con l'interno del piede destro serve, va Pjanic con il pallone in mezzo, non ci arriva per questioni di centimetri, Betancourt ci arriva nuovamente, Higuain dalla linea di fondo, colpo di tacco lì dietro, Pjanic, destro, pallone sul fondo di Cristiano Ronaldo, ha provato col collo esterno piede a cercare a non trovare però la porta difesa da Guilherme, la Juventus conduce sulla Lokomotiv di Mosca per 2-1, una partita in rimonto, una partita di rincorsa da parte della peggior Juve della stagione dobbiamo dire, ma una Juventus che grazie agli acuti e dei suoi solisti, anzi ai due acuti del suo solista più in forma, vale a dire Paolo Dybala, è riuscita a ribaltare una situazione che sembrava sinceramente irribaltabile a un certo punto, visto che gli attacchi bianconeri finivano inevitabilmente per naufragare sugli scogli difensivi di una rocciosissima Lokomotiv di Mosca, alla fine due prodezze, come ha detto, due cuti di un singolo, del resto le squadre che partecipano alla Champions League sono fatte di campioni e Paolo Dybala è sicuramente un campione. 47 minuti e 58 secondi di gioco, l'arbitro che mette il fischietto in bocca, Higuain che attacca palo al piede, servito Cristiano Ronaldo, destra Ronaldo, destro, ribattuto, ancora Ronaldo, c'è lui che in qualche maniera allontana la minaccia proprio nel momento in cui il direttore di gara dichiara la fine delle ostilità. E la Juve che festeggia la vittoria in Champions contro la Lokomotiv di Mosca per 2-1, una partita che stava andando veramente molto male per la formazione che più in Italia, una prestazione assolutamente sottotono degli onori di Maurizio Sarri, alla mezz'ora addirittura del primo tempo la rete di Alexei Miranchuk dura sostanzialmente 61 minuti, il dominio dal punto di vista del parziale dei gol della squadra moscovita prima della doppietta meravigliosa è di Paolo Dybala che consente alla Juve di festeggiare stasera, così come sentirete sicuramente in sottofondo sotto la curva Scirea i giocatori di Maurizio Sarri sono a 7 punti in classifica assieme all'Atletico di Madrid, quindi in vetta al raggruppamento di competenza, fanno festa anche i giocatori della Lokomotiv Mosca che ricevono l'applauso dei loro tifosi giunti in numero cospicuo qui circa 2500 a sostenere la squadra allenata da Yuri Semin che è rimasta praticamente a guardare in difesa nell'arco di tutta la sfida ribattendo semplicemente i tentativi sterili della Juve, poi però è dovuta cadere sotto i due colpi micidiali di Paolo Dybala, della scioglia, della maglia numero 10, la Juve festeggia, applausi anche per la Lokomotiv di Mosca, a me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Andrea Montone, Alberto Nonis, Francesco Repice, nel ribadirvi che la Juventus ha battuto la Lokomotiv di Mosca per 2-1, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.